io sono Fabrizio Russo, sono psicologo, sono psicoterapeuta e sono sessuologo clinico. Esercito la libera professione a Torino e sono contento di avere questa opportunità di confrontarmi su quali sono i rischi che le persone possono incontrare navigando su internet quando ci si addentra in questo mondo virtuale. Noi tutti come esseri umani siamo stati per lungo tempo, prima di diventare esseri umani, siamo stati comunque animali che si sono evoluti in un mondo reale e che, evolvendosi in questo mondo reale, hanno iniziato a comprendere quali erano le cose che potevano fare e quelli che non potevano fare un po' per tentativi ed errori. E adesso, da quando c'è anche questo mondo virtuale, la rete di internet, anche lì bisogna andare un po' attentoni e solo dopo un po' di tempo inizieremo forse a utilizzarlo al meglio senza incorrere in problematiche, nelle problematiche varie che appunto possono derivare da un utilizzo incauto della rete. Sicuramente è importante però una dinamica che nel mondo reale e nel mondo virtuale si può ricreare, cioè la dinamica tra autore e vittima di reato, solitamente la stessa nell'ambito dello stalking, del mobbing e del bullismo. Cioè, di solito c'è una persona che noi adesso per facilità possiamo chiamare aggressore, possiamo chiamare offender, possiamo chiamare stalker, che vuole ottenere da noi, vuole ottenere dalla vittima determinate cose. E quando non le ottiene, magari aumenta il numero di messaggi, il numero di comunicazioni che fa la vittima. E se la vittima poi, proprio perché ottiene, le vengono mandate centinaia di mail, centinaia di messaggi privati, o le viene scritto per posta cartacea, o per telefonate o per messaggini, incontriamoci, e la vittima poi decide di incontrare il suo persecutore, decide di proprio perché gli ha inviato tanti messaggi, e la vittima ha compiuto dal punto di vista comportamentale un comportamento incauto, perché con l'incontro, che è la cosa che desidera l'aggressore, ha rinforzato con un premio l'incontro con loro un comportamento negativo. Questo sovrautilizzo di messaggi e di comunicazioni. Altre volte, e quindi se l'altra persona, avendo un comportamento negativo, ha avuto un premio, è difficile che poi abbandoni questo comportamento negativo se poi ha avuto un premio nel mondo, se poi è stato rinforzato con un premio. A volte poi, quando non basta aumentare il numero dei messaggi, sia nel mondo reale sia nel mondo virtuale, di solito l'aggressore, lo stalker, il mobber oppure l'autore di bullismo, aumenta la minaccia. Quindi se non mi incontri io ti faccio questo, se non mi incontri io faccio questo ai tuoi bambini, se non mi incontri io faccio questo al tuo zainetto, se non mi incontri io... E a quel punto di solito la vittima, intimorita e impaurita da questa minaccia, è possibile che di nuovo incontri la persona o che faccia quello che la persona gli ha chiesto di fare. E di nuovo però dal punto di vista comportamentale io ho rinforzato con un premio una condotta negativa, e l'altro, che già magari ha delle sofferenze sue, l'aggressore, può essere invogliato a continuare in questo comportamento perché comunque ottiene sempre dei premi dal suo comportamento malevolo, oppure siccome perché ha delle problematiche psicologiche o psicopatologiche potrebbe anche confondere questi messaggi che la vittima gli manda, come una volta non mi vuole incontrare, poi dopo mi vuole incontrare, una volta non vuole che gli mando delle mail, poi un'altra volta vuole che quando gli mando delle mail mi risponda alle mail, e quindi potrebbe pensare che io in fondo sia interessata a lui o interessata a lui. Perché? Perché noi tutti, se una persona non ci interessa, non lo badiamo, non gli diamo tanto tempo. E invece ci sono alcune persone, donne o uomini, che nel tentativo di rabbonirsi l'altro, che può essere violento, che può essere cattivo, che può mettere in atto delle condotte malvagie, però gli danno tanta attenzione. E magari ci sono alcune donne che, pur dicendo nelle telefonate o nelle mail di non volere più avere niente a che fare con lui, magari stanno 2 ore al telefono con quella persona per dirgli che non vogliono stare a contatto con lui.
e quindi c'è un, oppure gli scrivono due ore di mail, due pagine, tre pagine di mail, perdendo magari due, investendo due ore in questa attività. E l'altro si ascolta che non, noi non lo vogliamo più vedere, però inizia anche a dire: ma caspita, però questa, per dirmi che non mi vuole più vedere o che non mi vuole più sentire, è stata due ore con me al telefono, o ha investito per scrivere quella mail due ore. E di nuovo c'è quindi una confusione che si può avere tra il comportamento verbale, la comunicazione verbale e la comunicazione non verbale, quindi, che invece per mandare dei messaggi chiari devono essere gli stessi. Io ti dico che non voglio più vederti e allora non ti vedo più. Io ti dico che non voglio più ricevere le tue telefonate e allora non ti rispondo più se mi chiami. O se ti rispondo ti dico solo: guarda, ti ho già detto che non voglio più ascoltarti e butto giù. O se leggo una mail o un messaggio privato, a quel punto non rispondo. Sicuramente è molto importante anche per diminuire la possibilità di essere oggetto di condotte moleste o di veri e propri crimini, anche il nostro buon comportamento. Cioè, noi nel mondo reale, nel mondo virtuale, dobbiamo anche selezionare le persone che frequentiamo. E così come nel mondo reale avere degli amici che fanno un uso smodato o un uso di stupefacenti o un uso smodato di alcolici o un uso di alcolici può essere una cosa che ci mette in pericolo se dobbiamo andare a fare un viaggio con loro in macchina o se dobbiamo andare in discoteca con loro o se poi dobbiamo rimanere da soli e siamo in minigonna, tacchi, e loro sono ubriachi in casa nostra. Potrebbe aumentare la probabilità che ci succeda qualcosa se costantemente abbiamo delle amicizie del genere. Anche nel mondo virtuale noi dobbiamo selezionare bene le nostre amicizie, mentre ormai la modalità comportamentale di fare amico tutte le persone che su determinati social network ci chiedono l'amicizia è la norma, è la prassi, e noi poi ci troviamo magari ad aver fatto come amici su siti, su queste piattaforme, delle persone che magari sono state attratte dalla nostra foto che abbiamo messo sul nostro profilo e che il loro chiaro intento fin dall'inizio della richiesta di amicizia è avere una relazione affettiva o sessuale con noi, e magari per raggiungere quel determinato obiettivo per un lungo periodo di tempo fanno finta di ascoltarci e non è che ci ascoltano. E quindi noi per un lungo periodo di tempo ci confessiamo a loro, ma quelle persone dal primo momento hanno l'intento che ci vogliono portare a letto o vogliono fare delle altre cose nei nostri confronti. Noi invece, non selezionando le persone o non mettendo un filtro alle persone che accettiamo come amici, possiamo metterci anche noi un pochettino a rischio. Come si dice anche per le persone che vengono truffate, non mi sto riferendo agli anziani che poveretti sono in casa e la persona bussa alla loro porta, ma a persone che attivamente magari cercano degli affari su internet. A volte sono proprio le persone che cercano degli affari su internet che poi subiscono delle truffe, perché se noi sappiamo che un determinato cellulare costa così, se poi costa 500 euro, ne troviamo uno che costa 250, se è proprio la nostra voglia di risparmiare 250 euro che può portarci a subire anche una truffa. E a volte io posso rimanere vittima di determinate cose anche perché ho partecipato. In criminologia c'è proprio una figura di vittima che viene chiamata vittima partecipante, che è quella vittima che con il suo comportamento o con le sue omissioni fa in modo che il reato si perfezioni. Poi certo, per il reato quell'autore subirà sempre un processo e si andrà a vedere che cosa è successo, che cosa non è successo, e la responsabilità poi è sempre della persona che ha commesso quella determinata cosa. Ma noi col nostro buon comportamento possiamo difenderci da i crimini o dalle condotte moleste che avvengono sia nel mondo virtuale, sia nel mondo reale, sia nel mondo virtuale.
Di solito lo stato d'animo che poi una persona che si sente truffata o che si sente aggirata da altre persone o che si sente appunto oggetto di attenzioni sessuali da altri e queste attenzioni sono indesiderate, di solito ha una situazione di impotenza, proprio perché non sa a volte nemmeno chi le ha fatto quella determinata cosa, e sapendo il chi almeno potrebbe reagire. E questa situazione di impotenza è una situazione che nel tempo può comunque dare molta tristezza alla vittima, oppure può dare ansia alla vittima, soprattutto se la persona poi deve comunque uscire e affrontare tutte le cose che sono della sua quotidianità, sapere che fuori nel mondo ci sia un ipotetico, ci sia una persona che nel mondo virtuale le ha mandato numerose volte delle richieste di incontro, delle richieste di fidanzamento, delle richieste di ritornare insieme. E il problema fondamentale è che il timore fondato della vittima potrebbe essere di trovarsi di fronte nel mondo reale, a quel punto, la persona che tramite internet è stata tenuta alla larga. Quindi la vittima potrebbe andare nel mondo con questo vissuto di angoscia che poi non potrebbe non renderla più tranquilla di fare determinate cose. Quando io parlo con le vittime, molte volte donne, sia di reati nel mondo virtuale sia di reati nel mondo reale, invito loro ad agire per tamponare il fenomeno, perché a volte invece alcune vittime, quindi a modificare il loro comportamento, perché a volte invece alcune vittime si aspettano che l'altro, che potrebbe essere un po' psicopatologico o comunque un po' disturbato, lo stesso che ha iniziato il comportamento molesto, smetta di mettere in atto il comportamento molesto. E quindi lasciamo a uno, in queste condizioni psicologiche e psicopatologiche, il compito di mettere fine al proprio comportamento, e quindi la nostra salvezza personale. No, alla nostra salvezza personale e al nostro benessere personale dobbiamo porre un rimedio noi, dobbiamo occuparcene noi, anche chiedendo aiuto alla polizia postale, ai carabinieri, alle forze dell'ordine, agli esperti che possono aiutarci nel venire fuori da problemi in cui siamo incappati, magari navigando nel mondo virtuale, e che magari non sappiamo neanche e su cui appunto non sappiamo come mettere una pezza, non sappiamo come risolvere, proprio per quello che dicevo all'inizio dell'intervista, perché il mondo virtuale è un mondo che stiamo iniziando a conoscere da poco, e mentre gli esseri umani nel mondo reale sono già un po' più abituati a reagire a determinate cose che possono accadere, negli accidenti che possono accadere nel mondo virtuale invece siamo un po' impreparati. La vittima, sia nel mondo reale sia nel mondo virtuale, di solito non denuncia perché ha paura delle conseguenze che possono derivare dalla sua denuncia. Ma il problema è che la vittima pensa, molte volte pensa solo a questo, e di solito si sofferma poco da quali possono essere le conseguenze derivanti dalla sua non denuncia. Di solito anche le vittime di maltrattamento, donne maltrattate nel mondo reale, non denunciano perché hanno paura che poi l'autore di maltrattamenti le picchi di più. Però non denunciando questa condotta, il rischio è che questa persona ugualmente continui a picchiare di più quella persona. Sembra una cosa banale, ma se noi abbiamo una relazione che sia nata o nel mondo reale o nel mondo virtuale, o che comunque coltiviamo sia nel mondo reale sia nel mondo virtuale, se inizia ad un certo punto a diventare molesta, e sia in entrambi i mondi, e non siamo noi a mettere una pezza sul fatto che questa è a dire all'altro: ma guarda, questa relazione sta diventando molesta, o addirittura sta diventando un reato perché tu mi stai picchiando, perché tu mi stai mandando delle comunicazioni molto violente, con contenuto molto violento, a quel punto l'altro perché dovrebbe smettere di mettere in atto questi comportamenti che nell'escalation delle cose potrebbero diventare sempre più violenti? Molti casi di cronaca derivano da questa dinamica qui, dove
la vittima, non avendo trovato il coraggio di denunciare quando era il momento, il prima possibile, a quel punto la dinamica relazionale con quell'autore di reato è diventata sempre più difficile. E a volte noi dobbiamo trovare questo coraggio, magari chiedendo anche aiuto a delle amiche, magari chiedendo aiuto a dei preti o a dei maestri spirituali o agli psicologi oppure direttamente alle forze dell'ordine. Però non chiedere aiuto è una delle cose che potrebbero fare in modo che il problema si aggravi. Cioè, se io mi sono rotto il piede e non ho chiesto aiuto al pronto soccorso per farmelo ingessare, dopo 2 mesi è possibile che quel piede sia andato in cancrena e me lo debbano tagliare. Di solito però le donne chiedono molto più aiuto degli uomini, è una dinamica che si impara nei primi anni dell'infanzia e dell'adolescenza, nella relazione interpersonale con i propri genitori. Quindi se di solito una bambina cade dalla bicicletta e si fa male, i genitori la vedono piangere e dicono ma no, cosa ti è successo, eccetera, eccetera, la prendono in braccio, la consolano. Molte volte se era un bambino invece sulla bicicletta che cade, inizia a piangere, va dai genitori, molte volte la prima cosa che viene detta loro è ma non piangere, non fare la femminuccia. Col fatto che, oltre a essere ancora dolorante e sanguinante magari in ginocchio, alcuni ragazzini si vergognano dell'essere stati etichettati come una femminuccia. E ancora oggi ci sono molte più persone che chiedono aiuto di sesso femminile che non di sesso maschile, ma anche allo psicologo, allo psicoterapeuta. E questo è anche testimoniato da un esempio che tutti noi abbiamo in mente. Se c'è una coppia, un uomo e una donna, che vanno a fare un viaggio, e a un certo punto si perdono, la donna che è sul sedile di solito del passeggero, dopo neanche un secondo che ha l'impressione che la retta via sia stata smarrita, dice a lui, forse ci siamo persi, è meglio che chiediamo aiuto a un passante. E di solito lui, tronfio, dice ma no, non ci siamo persi, non preoccuparti, e continua a girare per il quartiere per ore e ore e ore. Tant'è che di nuovo la donna potrebbe dire ma forse è meglio che chiediamo aiuto, ci siamo persi, e lui potrebbe dire ma no, non ci siamo persi, adesso mi ricordo la strada, posticipando il momento in cui chiede aiuto. E a volte anche dal punto di vista della sanità psicologica ci sono dei ritardi nel chiedere aiuto alle persone, e gli uomini di solito chiedono aiuto un po' più, passa un po' più tempo da quando loro sentono di avere un problema a quando chiedono aiuto, o a volte non chiedono aiuto e diventano i molestatori, gli aggressori, i persecutori, e non per niente la maggior parte degli autori di violenze sessuali, di molestie nei confronti dei bambini o di omicidio sono uomini, e la maggior parte delle persone che sono ristrette nelle carceri italiane sono di sesso maschile e non sono di sesso femminile. Perché c'è proprio una difficoltà nel chiedere aiuto in tempo. Per quanto riguarda l'autore, è un'altra riflessione che noi dobbiamo fare, l'autore di determinate condotte che possono essere moleste o che possono anche essere criminali, tramite la rete internet, cioè la rete e lo schermo fungono un po' come una maschera dei nostri comportamenti. E a quel punto noi potremmo anche dire ad altre persone delle cose che se avessimo veramente davanti non diremmo. A volte veramente la violenza di alcune persone si ferma quando uno dei due ha guardato negli occhi l'altro e si è detto ma che cosa sto facendo? Tramite internet manca proprio questa parte qui, perché non si sente l'odore delle cose, non si sentono le urla delle persone, perché non si vede il dolore che si sta infliggendo all'altra vittima, e di solito questo fa in modo che ci sia un'escalation molto più forte delle cose, delle discussioni che nascono su internet, che poi possono trascendere anche in casi di cronaca come quelli recenti capitati nel torinese, perché gli esseri umani
che sono stati per molto più tempo animali che esseri umani, e l'evoluzione invece ci ha portato anche a, ha portato allo sviluppo della neocorteccia, ma noi abbiamo parti del cervello che sono, condividiamo con i mammiferi, altri che condividiamo con i rettili, e quindi anche i conseguenti modi di rapportarci. E quindi se noi abbiamo una persona di fronte, noi siamo mammiferi e quindi anche l'altra persona appartiene alla nostra specie, se vediamo l'altra persona in difficoltà, generalmente in noi si bloccano dei meccanismi che aumentano la violenza nei confronti delle persone che sono in difficoltà, perché i segnali di resa dell'altro fanno bene acquietare la mia voglia di prevaricare l'altro, perché l'altro si è già reso. Alcuni aggressori nel mondo virtuale sembra che non riescano a distaccarsi dal comportamento anche quando l'altro manda chiari segnali di resa, ma questo è un discorso molto lungo che ci porterebbe a riflettere sulla loro infanzia, sulla loro adolescenza e sulla loro prima età adulta. Il concetto fondamentale è che però la rete internet priva proprio la visione dell'altro dall'aggressore, sia questo uno che compie delle truffe e che quindi non sapendo cosa prova l'altro le compie ancora più tranquillamente, e quindi non vedendoselo piangere di fronte le può mettere in atto ancora in modo più scaltro, sia nel mandare comunicazioni offensive o moleste nei confronti dell'altra persona, che non vedendola allora quella persona non viene, in un certo modo non si fa delle remore, non gli vengono dei sensi di colpa che inibirebbero il suo comportamento molesto. Noi dobbiamo sottolineare l'utilità di questi strumenti, intanto perché ogni azione che si fa nel mondo virtuale è ben documentata. Ci sono degli esperti come Digital Forensic che sono proprio dei professionisti che possono comunque risalire a tutte le comunicazioni, a tutte le mail, a tutti i post, a tutti i messaggi di WhatsApp, e anche al loro contenuto, tale che se una persona subisce dei messaggi o delle condotte, o si ha delle minacce tramite dei nickname o tramite dei profili falsi che vengono creati ad hoc, se la persona ha il coraggio di denunciare nel mondo reale, oppure ci sono alcune forze di polizia che si sono anche attrezzate per la denuncia online, allora quando la polizia postale inizierà a fare le indagini si può anche risalire all'autore vero e materiale di determinati messaggi o di determinate truffe, ma dobbiamo essere sempre noi che non abbiamo il timore di denunciare determinate cose che ci accadono, perché se noi non denunciamo quelle cose che accadono, o ce ne possono capitare a noi di più gravi, o ad altri potranno capitare delle brutte esperienze su internet. Quindi questa intervista è anche un incentivo alle persone che vedranno l'intervista di segnalare, anche con un esposto, quindi anonimo, cioè quando non si sa chi è l'oggetto chi è il soggetto che ha fatto una determinata cosa brutta, si può fare appunto un esposto, non per forza una denuncia querela, se non si sa che tizio ha rubato e ha fatto e ha detto. Però la denuncia o l'esposto sono modi importanti per dire alle forze di polizia: sta accadendo una cosa, non so se è reato o se non è reato, però è una cosa che potrebbe ledere me, che lede me o che potrebbe ledere altre persone, e quindi io questo ve lo comunico. Quindi questo è molto molto importante, e tramite appunto internet è molto più facile risalire all'autore, mentre se noi è anche ritrovare i contenuti delle comunicazioni fatte, se invece subiamo delle condotte su internet, cioè nel mondo virtuale, nel mondo reale, e le subiamo da determinate persone, e sì, poi magari queste persone ci hanno detto delle cose bruttissime, ci hanno minacciato di morte, ma magari hanno avuto l'accortezza di non dirlo davanti a centinaia di persone, ma a dircelo solo vis-à-vis,
E poi non ci sono però testimoni, potrebbero non esserci testimoni di questa minaccia di morte. Se invece la stessa cosa viene fatta nel mondo virtuale, tramite la scritta di una mail, tramite la scritta di un post, tramite un messaggio privato, noi non solo possiamo risalire alla persona che ha fatto che ha scritto quella determinata cosa, ma possiamo anche risalire al contenuto che quella persona ha veicolato. E quindi quella persona, cioè, non ci vuole la testimonianza di un terzo che abbia detto sì, è vero che Tizio ha detto quella brutta cosa a Caio, perché internet diventa il terzo che testimonia che è avvenuta quella brutta comunicazione, che può anche essere, che può anche diventare un reato. La difficoltà però che si incontra adesso è questa liquidità dei mondi virtuali e del mondo reale, non sono due cose nettamente separate, e che quindi a volte alcuni discorsi che iniziano nel mondo reale poi vengono proseguiti dai giovani e dagli adulti anche nel mondo virtuale, e poi è difficile trovare il bandolo della matassa, cioè capire chi ha iniziato per prima la comunicazione. Paradossalmente noi possiamo avere dei giovani o degli adulti che perdono un po' anche il contatto con la realtà e iniziano a dire cose che magari nel mondo reale non avrebbero detto, perché si avvalgono, magari l'inizio della conversazione che fanno con un'altra persona avviene nel mondo reale, magari si dicono delle parolacce, e poi però tornano a casa e nel mondo virtuale, sulla bacheca di social network, continuano a dirsi delle parolacce. Poi il momento successivo smettono di essere lì e continuano a insultarsi tramite messaggistica o tramite WhatsApp. Poi dopo ancora un'altra persona carica su YouTube o su YouPorn un video che avevano fatto insieme molto negativo dell'altro, diffamante dell'altra persona, però poi non sappiamo com'è che è iniziata tutta questa vicenda. Perché? Perché magari ha avuto origine nel mondo reale o nei giorni precedenti nel mondo virtuale, però poi non possiamo quindi dare la colpa solo ad una determinata condotta, o cioè solo a un determinato ambito in cui avviene la condotta, perché se noi poi le leggiamo in modo parziale possiamo travisare determinati messaggi. All'inizio, quando la rete internet è stata creata per fini militari, quindi era uno strumento per riuscire a fare delle cose che i militari nel mondo reale non riuscivano a fare, quindi avere delle informazioni più velocemente, mandarle, riceverle, foto, video, e quindi era uno strumento. Finché noi utilizziamo internet come uno strumento, allora internet non ci fa del male o ci fa poco del male. Se noi invece sostituiamo la nostra vita reale con la vita nel mondo virtuale, allora a furia di frequentare quel mondo possiamo comunque iniziare ad avere dei vantaggi, ma gli svantaggi possono diventare anche molto forti, molto importanti, e soprattutto nelle nostre azioni che vengono compiute nel mondo reale noi non siamo mai soli, perché noi ci richiamo in luoghi abitati da altre persone, ma quando ci richiamo in questi luoghi, sia che siano di svago, sia che siano lavorativi, sia che siano di hobby, siamo sempre con altre persone. Il problema del nostro utilizzo della rete internet in modo massivo, e quindi questo iper coinvolgimento nel mondo virtuale, è che ci vede sempre soli che affrontiamo un mondo. Questa è la differenza fondamentale. E quindi la stessa cosa che ci capita nel mondo reale, magari questa cosa fa in modo che, se ci capita una brutta cosa, le persone intorno ci aiutino. Ma o comunque c'è buona probabilità che le persone intorno ci aiutino. Nel mondo virtuale siamo noi che navighiamo da soli all'interno di questo mondo, e quindi se ci succede una brutta cosa siamo noi che dobbiamo necessariamente chiedere aiuto, se vogliamo di nuovo quella rete che ci supporti per quella determinata dinamica che è accaduta. Il problema fondamentale è che noi, che nasciamo come animali sociali,
abbiamo comunque anche delle ansie di incontrare l'altro, di approcciarsi con l'altro, di fare amicizie, di creare relazioni nel mondo reale, ansie che sono normali, cioè, c'è l'ansia buona, quella che ci fa pettinare, ci fa vestire bene quando dobbiamo incontrare un altro, e che poi, proprio perché incontriamo tante altre persone, inizia a essere, ad essere abbassata, mentre più evitiamo di incontrare gli altri e più ci rimarrà l'ansia di incontrare le altre persone. Internet e il mondo virtuale diventa un buon trucco, perché subito ci toglie quell'ansia che noi abbiamo e ci permette subito di fare tante amicizie o tante conoscenze. Però poi queste conoscenze non sono durature nel tempo, perché la stessa facilità con cui io ho fatto amicizia con nuove persone, nuove conoscenze, è la stessa che poi può portare a interrompere quelle conoscenze e amicizie, perché le stesse due persone faranno amici molto velocemente altre persone e troncheranno molto velocemente anche altre amicizie. Nel mondo reale invece, se uno fa un investimento di lungo periodo con gli amici, è difficile, sì, anche lì si possono interrompere questi legami di amicizia, però la reciproca selezione che le persone fanno in modo che le amicizie e le relazioni siano più durature. E noi questo lo dobbiamo tenere in considerazione, che a volte le persone ansiose utilizzano la rete internet perché non riescono a fare delle cose nel mondo reale. E perché non riescono a fare delle cose nel mondo reale? A volte perché non sono riusciti ad affrontare quell'ansia dell'incontro con l'altro, quella paura dell'incontro con l'altro, quella vergogna che si può avere nel comunicare qualcosa di sé all'altro, emozioni che tutti noi però abbiamo avuto quando incontravamo l'altra persona e che, incontrando tante persone, poi piano piano sono decantate, sono diminuite. Quindi questo è molto importante, e quindi noi questo dobbiamo tenerlo in considerazione, perché molte persone inizieranno sempre di più a utilizzare la rete internet. Il problema fondamentale è che se poi una persona utilizza la rete internet per sopperire a quelle carenze, per non affrontare quei problemi, quando poi dall'incontro combinato in chat con una persona conosciuta su una piattaforma di incontri, quell'incontro virtuale si trasformerà in un incontro reale, di solito quell'ansia ritorna. Di solito una persona che vomitava prima di incontrare una donna riprende a vomitare quando deve incontrare quella donna. Non è che perché ci ha parlato, ci ha chattato per tanto tempo, questo la rende un po' meno ansiogena l'incontro, perché sono gli incontri che l'altra persona avrebbe avuto bisogno, non di parlare per lungo tempo con. Dobbiamo anche riprendere a utilizzare internet come uno strumento e non come un surrogato di altre cose. Alcuni genitori fanno in modo, così come prima veniva utilizzata la televisione come babysitter di bambini e adolescenti, adesso internet viene utilizzato come babysitter di bambini e adolescenti. E se io, quando torno da lavoro, non parlo con mio figlio, non parlo con mia figlia e non mi confronto con loro e non ascolto anche quello che loro mi vogliono raccontare, ma gli chiedo solo come è andata la scuola e non gli chiedo mai che cosa Peppa Pig ha fatto durante la puntata di oggi, allora non c'è un dialogo, c'è solo un interrogatorio fatto da una persona nei confronti di un'altra persona. E se poi quella bambina invece va nel mondo virtuale e incontra un adulto che le chiede di Peppa Pig, magari ci parla per diverse ore durante il pomeriggio, e però giustamente adulti che nel mondo virtuale sono interessati a Peppa Pig magari non ce ne sono, ma ci sono persone apparentemente interessate a Peppa Pig che potrebbero essere dei molestatori di bambini e quindi potrebbero acclappiare l'attenzione di quella bambina proprio parlando dei temi che sono interessanti per lei. O altre persone che non hanno questa possibilità di confrontarsi, di raccontare ai propri genitori quello che vivono, quello che sentono, magari trovano nel mondo virtuale persone che per ore e ore possono ascoltarle, ma non tutte le altre persone che ascoltano i nostri minori, i nostri bambini, i nostri adolescenti o che ci ascoltano quando siamo adulti sono persone misericordiose che sono lì solo perché vogliono ascoltare. Altre hanno
un fine secondario dell'ascolto con noi, fidanzarsi con noi, fare sesso con noi, avere dei soldi da noi, attirare la nostra attenzione, o magari convincerci di una determinata ideologia, e quindi magari ci ascoltano e per poi farsi ascoltare. Però il problema fondamentale è che quando dai 10 ai 20 anni questi minori diventeranno adolescenti, questi bambini diventeranno adolescenti, se noi non abbiamo insegnato loro l'ascolto nel mondo reale e loro o l'hanno surrogato nel mondo virtuale o con dei loro amici, è difficile che poi dai 10 ai 20 anni, quando inizieranno ad avere i problemi più importanti, li racconteranno ai loro genitori, perché i loro genitori non hanno insegnato loro la dinamica, quanto è importante l'ascolto.